queste sofferenze sono che ti ritrovi a uscire dalla tua casa, la casa come tutti noi abbiamo, e vieni catapultato in un campo profughi. Però durante questo viaggio gli italiani non conoscono la storia di loro. Chi sono queste persone? Hanno un dialetto diverso da noi. Che c'è questa difficoltà. E poi il clima di allora considerava i profughi come se fossero fascisti, non lo so. C'era questa prevenzione. 300.000 esuli, non profughi, esuli, che hanno lasciato l'Istria tra il 47 e gli anni 50. Io sono venuto via da Visinata a 5 anni e ho dei ricordi polabili. Ognuno ha la baracca dalla 1 alla 14, eccetera. Noi siamo stati destinati alla baracca numero 1 e da lì è poi iniziato l'organizzazione di come vivere all'interno di questa baracca. Non c'era niente, abbiamo dovuto fare i pagliericci, quindi il giorno successivo andare dai contadini intorno a cercare le foglie di grano turco per poter preparare questi pagliericci per mettere su inizialmente per terra, perché non c'erano altri agi. E poi organizzati in quel modo lì, dopo alcuni giorni abbiamo rimediato il letto per dormire, sempre comunque con il pagliericcio, sempre fatto con queste strutture del Gran Turco. Nel giorno del ricordo, scelto con una legge speciale nel 2004 per ricordare le vittime delle foibe e gli esuli istriani, il Consiglio regionale della Toscana sceglie Laterina per una seduta solenne, una seduta che ha ratificato la scelta di contribuire alla realizzazione di un centro di documentazione proprio qui a Laterina, dove sorgeva un campo di prigionia, il PG82. Abbiamo chiesto aiuto alla Regione Toscana per creare all'interno di una delle baracche rimaste proprio un centro di documentazione, un centro della memoria, e siamo appunto nel giorno del ricordo insieme alle associazioni, a rappresentante anche degli esuli istriani, e siamo qui insieme a tutta la comunità di Laterina che dal 48 al 63 ha contribuito in modo davvero molto attivo all'accoglienza di queste persone che si sono trovate al di fuori del proprio contesto, fuori dalla propria terra natia, ed è piacevole sapere che invece adesso ci sono gli eredi, ci sono i figli, ci sono i nipoti, ci sono i parenti di tutte quelle persone che una volta al di qua del filo spinato hanno costruito questa comunità con il loro lavoro ma anche con il loro bagaglio culturale. Apri una baracca e ci trovi dentro un colorificio piuttosto che un altro deposito. Insomma, ti dà l'idea che se non li ricordi un po' li violenti, un po' quella memoria, non solo noi la perdiamo, ma non diamo onore a quelle persone che in quelle baracche tanto hanno sofferto. Cioè, mi è sembrato di poter impegnare questo pezzetto della vita in Consiglio regionale anche per ricordare loro. Qui i profughi del Venezia Giulia e della Dalmazia iniziarono ad arrivare dal 1948, circa 2.000 le persone ospitate negli anni 50, 107 coloro che vi erano rimasti nel 1963, quando il campo venne chiuso. Ci vorrà ancora molto tempo che possa diventare un qualcosa che tutta la nazione lo senta nel cuore. E ora noi come associazione degli esuli cerchiamo di far conoscere questa storia, e piano piano si riesce, ma ci vorrà molti molti anni che ciò avvenga, e ci vorrà il lavoro della scuola, perché il cittadino si forma nella scuola. Se questa conoscenza la scuola la porterà avanti, anno per anno ci sarà una presa maggiore di quello che è accaduto, ed è importante perché gli sbagli che sono stati fatti allora, che hanno portato a questo esodo, non si faranno più, perché c'è sempre il pericolo che ciò è successo allora potrebbe riaccadere.